maglietta storica, ok? Ora questo lo facciamo spostare per convertire il mancino diverso la sua vicata, che la vado ancora. Sì, ma adesso lo vedo. Abbiamo, attenzione. Eccola qua. Perfetto, grazie ancora e accompagniamo a posto tutta la riunione su Lorenzo. Eccoci a una nuova stagione che parte oggi, perché poi avete anche giocato, quindi coincide presentazione della squadra e prima gara ufficiale della stagione per l'USA Corropoli. Siamo qui in compagnia del presidente Luigi Parisani e del mister Ugo Michini. Iniziamo dal presidente. Presidente, solito entusiasmo, ma ormai non vi smentite, ecco, fate le cose per bene e anche quest'anno avete tutte le intenzioni di fare una bella stagione, prima che sportivamente, a livello agonistico, a livello anche sociale e a livello anche per coinvolgere il paese il più possibile. Sì, quest'anno l'entusiasmo è maggiore perché ci sono un sacco di ragazzi, abbiamo fatto la riunione appunto per questo e quindi sono molto contento e fiero di questo gruppo. Adesso parliamo anche dell'aspetto sportivo, che è iniziata oggi la stagione con un impegno difficile con una squadra di categoria superiore come Atletico Lempa. Con che propositi inizia la seconda stagione, mister Michini, sulla panchina dell'USA Corropoli? Quali sono i propositi, le differenze rispetto alla passata stagione? Un anno di esperienza in più che immagino servirà parecchio. Sicuramente. Buonasera a tutti, noi quest'anno partiamo di sicuro per fare un buon campionato. Ci sono tanti giovani, la cosa bella è che la società si sta organizzando per fare un settore giovanile. Quest'anno partiamo di sicuro con una juniores che ci aiuterà per la prima squadra. E i ragazzi sono validi e quindi di sicuro speriamo di fare un bel campionato. Presidente, gli obiettivi, ecco, voi non è che fissate qualcosa di specifico, ma a maggio, se ci rincontriamo, che cosa le piacerebbe poter raccontare di questa stagione dell'USA? No, io dico solamente almeno di fare un anno i playoff, cioè ci siamo sempre vicini, secondo, terzo, quarto, però i playoff non l'abbiamo mai fatto, quindi spero solo di arrivarci, non chiedo altro, diciamo. E poi l'ultima cosa, poi chiedo al mister, per quanto riguarda il girone misto Teramano-Aquilano, una parola, non so come avete accolto questa decisione della federazione. Non tanto bene, guarda, cioè andare 5 volte all'Aquila per noi, per un paese piccolo come Corropoli, ci sono molte spese, quindi c'è, non so la federazione come ha fatto a fare questa divisione, quindi siamo stati un po' sbalorditi da questa divisione, però accettiamo. Chiudiamo con il mister. Mister, obiettivo dichiarato è quello dei playoff, è venuto fuori più volte durante l'arco di questa serata, ma la squadra è pronta. Allora, noi cercheremo di fare un bel campionato, noi vogliamo arrivare più in alto possibile, non ci prefissiamo un traguardo. La squadra, ci sono tanti giovani come dicevo prima, e i giovani devono crescere. Ci lavoreremo, i ragazzi si stanno impegnando tantissimo, adesso dare un obiettivo non è facile, però di sicuro faremo un bel campionato. Sul girone misto Teramano-Aquilano? Guardi, io nell'Aquilano ci ho giocato un sacco di volte, sono squadre come qui da noi, sono squadre organizzate, belle squadre, ci sta da giocare. Adesso a livello organizzativo per la società sarà un impegno più importante, per noi come staff, come giocatori non cambia niente, perché noi a giocare a Teramo, a giocare a Pescara o all'Aquila è la stessa cosa, dovremo sempre andarci a giocare le partite per vincere. Grazie al Presidente, grazie al Mister, buona stagione, in bocca al lupo. Grazie a voi. Buonasera.